Buongiorno, sono Monio Vadia, un caro saluto a tutti gli amici del blog di Grillo. Sono già stato ospite con un filmato del blog, sono davvero contento di ritornare. Naturalmente questa situazione in Medio Oriente, lo capiamo tutti, è una catastrofe. Ci sono due piani: prima di tutto è il dramma dei civili e dei civili innocenti. Io ho anche amici in questa questione, ho ricevuto proprio stamattina un SMS da Israele, un mio amico che diceva che un missile ha sfiorato la casa dove abita suo nipotino, un piccino di pochi anni. Fortunatamente è rimasto illeso. Ho avuto altri messaggi sotto missili che ti cadono in testa. Deve essere veramente terribile, ci sono state 5 vittime civili. Quello che succede agli israeliani ed è spaventoso, perché i morti civili sono sempre spaventosi, però ai palestinesi succede 10, 100, 1000 volte di più. Gli israeliani fortunatamente hanno rifugi, hanno una cupola, l'Iron Dome che protegge, e i palestinesi non hanno niente. I palestinesi hanno macerie su macerie, subiscono a un livello spaventoso, intere famiglie vengono cancellate magari da un bombardamento che dovrebbe essere un bombardamento mirato, ma non esistono i bombardamenti mirati. Poi alla fine vittime vere sono i civili, soprattutto le vecchie, i vecchi, le donne e i bambini. È una catastrofe spaventosa ed è, come dire, è l'apice di un inferno in cui in generale i palestinesi di Gaza vivono oramai da decenni, e non solo i palestinesi di Gaza, e per i palestinesi di Gaza la tragedia immane, ma anche nei territori occupati si vive in una prigione a cielo aperto. Allora questo bisogna prendere in conto, questo, avere uno sguardo umano, non lasciare mai cadere lo sguardo umano, altrimenti la catastrofe diventa assoluta e si precipita in un abisso. Detto questo, la situazione qual è? Non c'è una trattativa in corso, non si vuole accedere alla trattativa, e c'è un governo in Israele, che secondo me è il peggiore della storia di Israele, il quale governo semplicemente non vuole uno Stato palestinese di fianco ad Israele, non lo vuole, e questa secondo me è la ragione principale di tutto il disastro. C'è un uomo della trattativa in Palestina che si chiama Abu Mazen, lì le violenze si sono fermate da lungo tempo. Abu Mazen è uomo di trattativa, ma Netanyahu dice che vuole la trattativa senza condizioni, solo per procrastinare sine die una possibilità di vera trattativa. Non c'è trattativa che non preveda lo stabilimento di uno Stato palestinese sulla linea armistiziale del 67, con Gerusalemme Est come sua capitale, perché se no, se uno non accetta questa condizione di base, vuol dire che la trattativa con i palestinesi non la vuole. Nel contempo Netanyahu e Lieberman sono riusciti a conferire dignità di interlocutore a Hamas, cioè i missili di Hamas hanno attratto l'attenzione, 10 ministri degli esteri di paesi arabi sono andati a Gaza per dare statuto importante di controparte a Hamas. Si dice che Hamas è terribile di qua e di là, e poi allo stesso tempo con le azioni concrete gli si conferisce statuto di interlocutore, e quindi Hamas ovviamente prosegue nella sua linea, e i morti civili dentro questo contesto per Hamas sono parte di quello che ha messo in conto, ma sta riuscendo a ottenere molto di più di quello che non può ottenere Abu Mazen, che è un uomo che pacificamente chiede che la Palestina venga messa all'ONU come Stato osservatore. E questo gesto del tutto ragionevole, sensato, giusto da ogni punto di vista, per Israele, con l'accordo degli Stati Uniti, viene bloccato, e anche la comunità europea, che è vile e pavida, non alza la testa, non dice niente. Allora, l'origine di questa catastrofe è questa, la mancanza di
ossigeno a una vera autentica trattativa. Ebbene, il governo Netanyahu, il leader, non la vuole questa trattativa con lo Stato palestinese. Poi naturalmente dicono Hamas è terrorista, però poi si deve trattare con Hamas, la trattativa si fa con il nemico, no? E questo è un autentico disastro, non ci sarà pace finché i palestinesi non riceveranno la piena dignità. I palestinesi sono sottratti di ogni cosa, gli insediamenti in Cisgiordania aumentano a dismisura, Gaza è un autentico inferno, perché gli israeliani sì si sono ritirati ai tempi di Sharon, ma hanno sigillato il territorio, l'assedio fino a prova contraria è un atto di guerra. Poi non hanno lasciato neppure arrivare le Freedom Flotillas, che sono navi che portavano aiuti, si sono alienati il governo turco, che è un paese potentissimo nell'area, che svolge un ruolo importantissimo. Ecco, allora noi siamo di fronte a una catastrofe per una politica cieca, miope, che non ha orizzonte, che si limita solamente al mantenimento dello status quo, all'allargamento degli insediamenti, a dire retoricamente che Hamas sono i terroristi cattivi. Tutta questa retorica blocca il vero problema, cioè la pace si fa intanto con i nemici fino a prova contraria, e poi la pace va rischiata per aprire una nuova prospettiva. Oltretutto lo scenario in tutto il Medio Oriente è cambiato radicalmente, e invece Netanyahu, Lieberman e tutti quelli che sono loro sono incastrati in una visione vecchia, finita. Tutto si sta trasformando, anche gli equilibri di forza si stanno trasformando, non si può basare solo sulla propria forza militare in eterno una posizione, facendo tutto il contrario di quello che serve alla pace. Ripeto, gli insediamenti non hanno fermato neanche la costruzione di un cesso. Allora io credo, ed è una cosa ovviamente per me disperante, perché vedere questo macello di civili innocenti, vedere gente, quello che vediamo che succede nei territori palestinesi, che naturalmente le televisioni arabe ripetono perché fanno quel ruolo dei media, come tutti i media, le cose più spaventose, appunto un'intera famiglia magari di 30-40 persone eradicata, cancellata completamente con i corpi sbranati, e che l'odio nel mondo arabo per Israele cresce, e tutto questo è nell'interesse di Israele, e poi piovono i missili, muoiono anche in Israele i civili. Dove si fa con questa cosa? Ma Netanyahu e Lieberman non hanno la minima intenzione di cambiare la loro politica. Speriamo che ci sia un barlume di luce anche nella società israeliana, perché alle prossime elezioni si liberino di questo governo, la cui politica è nefasta ovviamente per i palestinesi, che subiscono quello che subiscono, oramai è un calvario senza fine, ma anche per gli israeliani, perché in questo modo Israele non ha un vero futuro.